tutte. Allora, facciamo Get Ready With Me, che è lo, perché io valgo che dovremmo rititolare Dalla morte alla vita, perché proprio un vaccino oggi incredibile. Allora, cominciamo. Uso questa BB cream che è dell'Herborian al ginseng doré 5 in 1, creme de teint sans trace de bebè. Questa qui. Io avevo mostrato dei tester di questa BB cream, Serena, alla quale mando un bacio giganteschissimo, l'aveva e me l'ha mandata. Non la usava. E io mi sono immolata al sacrificio e la uso quasi tutta sacrificata. Questa BB cream, questa è la versione piccolina, questo tubetto da... Sarebbe bello capire da quant'è. Da non si capisce quanto. No, non c'è scritto, lo giuro. No, non c'è scritto. Comunque, tubetto piccolino. Vendono sia quello piccolo che quello un po' più grandicello. Diciamo che se l'avessi comprata io, avrei comprato pure questa qua piccolina, in modo tale da... Perché comunque secondo me era un casino, perché tenete conto che con una bustina io... Una bustina utilizzata 2 o 3 volte. Vi devo dire che il colore è spettacolare, è perfetto. È pure abbastanza cremosa, però si assorbe in fretta, fa un profumo meraviglioso. Cioè, scusatemi, mi lavo le mani, io non so stare con le mani sporche. È proprio un problema. Quando io mi trucco, mi alzo e mi siedo 1000 volte perché non riesco a stare proprio con le mani sporche, non ci posso fare niente e non le ho lavate come vorrei. Allora, il correttore lo metto dopo. Allora, sugli occhi vorrei mettere, se fosse possibile, sarebbe bellissimo se io lo trovassi immediatamente, una cosa che non avviene perché io sto facendo un video. Allora, dici, perché non te li prepari prima? Che motivo c'è di preparare le cose prima? Scusate, pure voi. Pure tu che pensi che io mi debba preparare le cose prima? Eccolo qua, anche a me. Sì, sarebbe stato bellissimo se l'avessi trovato a prima botta. Ok, ne ho trovato uno, ovviamente è quello sbagliato. Ok, l'ho trovato. Bellissimo. Tutto questo Painterly di MAC, che è un paint pot che uniforma la palpebra. Ma vi devo dire che io questo Painterly come... Allora, questo è sempre Sanitrit, che ogni tanto gli gira e fa... Allora, Painterly, parliamo di Painterly mentre lo metto. Se può fa, se può fa assolutamente. Allora, non è economico, però dobbiamo guardare noi il fatto che non sia economico, come possa anche non essere un ostacolo. Invece di comprare 27.000 ombretti che poi una usa come base della Essence, se ne prende uno della MAC che uniforma e esalta il colore che sto per andare a mettere, perché secondo me il Painterly esalta in modo a dir poco egregio questo ombretto della Inglot, di cui ovviamente io non so né il numero né il colore. Non ho buttato la confezione. Se non ho buttato la confezione, ovviamente vi comparirà, vi sarà comparsa già la scritta del numero che c'è qua. Altrimenti, no, io posso andare a vedere come, che numero è questo ombretto, perché ci ho fatto un haul. Questo rumore da porta dell'orrore è la porta finestra dello studio che fa un bordello allucinante. Bene, questo ombretto della Inglot è schizzato in vetta, ma proprio sta nei primi tre ombretti che io proprio, l'avete presente, dice, ho comprato qualcosa che mi piace, è strauso. Infatti è scavatello e a me piace scavare gli ombretti. Scusatemi, quest'occhio mi devo mettere da questa parte, ma nel frattempo vi dico che questo ombretto Inglot è talmente tanto bello e luminoso, e con il Painterly diventa ancora più intenso, che arriva a sembrare quasi cremoso, per quanto è bello questo ombretto. Allora, da solo non mi piace molto perché è un po'
po' troppo chiaro per il mio tipo di carnagione, però gli devo dire che proprio merita, merita, merita. Ho utilizzato come pennellino, che è sporco di fondotinta perché io ho il viziaccio di mettere nel cosino dei pennelli, ho il viziaccio di mettere le bustine di fondotinta, si sporca sempre tutto, però mi è comodo. Ho usato questo pennello della Essence che costa poco e vi devo dire fa il suo sporco lavoro. Se ora io trovassi pure altro pennellino Essence, a me piacciono molto i pennelli Essence, utilizzo sempre della... Io ho questa palette Inglot, cioè me la sono fatta io. Questa sotto mi è stata regalata. Se riuscissi a aprirla. No, ragazzi, si chiama Nome, Tente, Mary e Numeri. Io, mi dispiace, ragazze, io ho difficoltà con i numeri. L'altra l'ho comprata io. Prendo quello centrale di questo trio di marroncini. Sembra un cremino. Creo l'ombra qua sopra. Con questo pennellino da questo credo sia Smoky, questo mi ricordo, credo che si chiami Smoky Brush, boh. Qui sopra, proprio solo qui sopra. Non mi piace questo pennello. Diciamo che questo è il mio trucco passepartout. Trucco, avete presente che sono di quei trucchi talmente tanto collaudati che ormai fate, cioè si potrebbe fare tranquillamente senza specchio, ed è talmente tanto collaudato che si va proprio a botta sicura, i trucchi a botta sicura, ecco, trucco a botta sicura, perché proprio è il mio trucco, è proprio il mio trucco. E da quando ho questo ombretto qua della Inglot, vi devo dire che ho un filino, filino, filino abbandonato i doratini. Poi, sempre con lo stesso pennello da 4 soldi, prendo la parte scura del trio Inglot. Just a little bit, e lo metto soltanto alla parte interna dell'occhio, creando questa linea orizzontale, obliqua. Che dubbi! Dovete sapere che è mattina, non è neanche più tanto presto. Io dovevo uscire, cioè sto uscendo, però praticamente farò la metà di quello che dovevo fare. Mi sarei voluta andare a comprare un paio di scarpe. Ma ormai si è fatto tardi, se ne parla la settimana prossima, meglio così sono più tranquilla perché dovrebbero teoricamente entrare i soldi, ma sono sicura che arriveranno a 5 euro. Vabbè, poi, vado a mettere, questo è un gallicismo, vado a mettere, questa matita della Kiko che mi piace veramente tanto, sto utilizzando, allora, questo praticamente è... Il trucco veramente da tutti i giorni, io mi trucco quasi tutti i giorni più o meno così, ma sempre per una questione di fretta. E sono prodotti assolutamente collaudati, quindi questi ombretti Inglot, quei due pennelli dell'Essence che io trovo eccellenti, e questa matita della Kiko che sto strausando, mi piace veramente tanto, che questo è Smoky Eye Pencil, credo che fosse di una collezione limitata, che è talmente tanto morbida da non avere bisogno da chissà che. Allora, per utilizzarla solo ed esclusivamente come ombretto e sfumarla va pure bene, però poi bisogna fissarla con una polvere perché ho visto che è un po' ballerina. Mi sono stata zitta perché sennò combinavo un gran papocchio per questo. Sapete, questa matita, cioè Mission Impossible, mi sono stata zitta perché combino un papocchio e parlo. Questa matita è talmente tanto bella, cioè è burrosissima, ma ora io vi faccio vedere una matita meravigliosa, meravigliosa, che non costa neanche tanto, vi devo dire la verità. Vedete questa matita? Non la sfumo neanche, la lascio così, non... Certe matite mi piace non averle sfumate. Dove l'ho messa io? Io l'ho presa, che ho detto no, la voglio fare vedere alle ragazze. Sì, è come... Sei tu? No, tu non sei. Sei tu? Dimmi che sei tu? Non sei neanche tu. Mi scusi? Wycon? Trovata. Ho trovato queste matite splendide.
Fermi tutti che ce ne dovrebbe essere. Infatti l'avevo messa qui nel mobile accanto. Ho comprato questi due, una volta, una un'altra volta. Infatti sono ritornata a prendere l'altra. Avevo preso questa qua che si chiama Long Lasting Eyeliner. Questo è Bright Silver numero 10. Mentre questa è Gold Leaf numero 14. Allora, secondo me, se ne facessero un altro colore ancora, perché non mi fanno proprio impazzire i colori, ecco. Se facessero un dorato ancora più caldo, perché questo è un po' più platino. Cioè, guardate, burro, burro. E guardate che colore. Io ora metto questa matita. Sotto l'occhio e la sfumo con l'anulare Superstar. Sapete che mi dice mia madre che quando ero piccolina l'anulare lo chiamavo il mulare e facevo pollice, quindice, medio, mulare e mignolino. A me piaceva il mignolino, piccola, la piccola Superstar, piccola Superstar, mulare e mignolino. Ogni volta mia madre, credo che me lo racconti una volta al mese da circa 15 anni. Queste matite qua della Wycon, io vi devo dire, poi magari, no, magari ve le faccio vedere meglio perché ho preso queste due, cioè ci sono tornata un paio di volte. Mi ritrovo a passare da là a piedi e quindi ci sono andata. Niente ragazzi, mi piacciono da morire. All'interno metto la Power Search di MAC, che è un'altra di quelle cose che io, guardate che bella immagine, vi sto donando un'immagine bellissima. Questa Power Surge, ragazze, è eccezionale, è un prodotto eccezionale. Questo è un altro di quei prodotti stratestati. Oddio, l'unico prodotto non stratestato di questo video è praticamente soltanto questa matita di Wycon, che però ho già usato. Voleva essere Jingle Slap. Ah, visto che siamo a maggio e ho messo un maglioncino, no, maglioncino, una maglia. Ah, cioè, siamo a maggio. È vero che metto ora un paio di zeppe aperte. Non sono troppo contenta, ragazze. Sono troppo contenta perché ora metto il correttore. Perché io un paio d'anni fa, 2 estati fa, comprai un cinturone della Fiorella Rubino rosso che ho mostrato in un video. Vedo di beccarvi il video e vedo di mettere il link di questo video. Ah, metto questo Nude Magic BB Concealer di L'Oreal. Vedo di beccarvi il video e ve lo metto come link. Sempre per la serie, ricordiamoci di essere femminucce e sappiate che i vestiti si trovano, non è vero che non si trovano. Questo cinturone io l'ho comprato 2 estati fa e mi veniva giusto 2 estati fa. Dopodiché io ho maledettamente preso peso, o comunque non ho tanto preso peso quanto mi si è plasmato il corpo. Vabbè, comunque non mi veniva più il cinturone. Ieri una cinta, perché mi cadono i jeans adesso, quindi avevo messo una cinta completa sempre la Fiorella Rubino, che è quello che ho messo adesso. Come ve la faccio vedere? Come ve la, ok, che è questa. Sono messa in una posizione, guardami la trippa praticamente, che non c'ero, messa tutta piegata. Guardate che sto andando fiera di quello che sto facendo. Niente, praticamente l'ho messa a posto. E in sostanza ho visto questo cinturone, perché io ho un cassetto che sono delle cose, no? Ho visto questo cinturone rosso e ho detto, aspetta, me lo provo. Ragazze, cioè io ero, cioè, no, trasudavo orgoglio, vomitavo orgoglio, ero troppo contenta. Perché? Perché non solo mi veniva, ma sono scesa a secondo buco. Che chi ha problemi di panza, culo, cosce, chi è grosso, insomma, sa benissimo che scendere di un buco è tipo la fine del mondo. Cioè, la serie 1 mi viene una cinta, che non è poco, 1 mi viene una cinta, 2 sono scesa di un buco. E anche questa che vi ho goffamente mostrato. Anche questa che vi ho mostrato un po' come viene, questa non mi veniva più.
Questo non mi veniva più. Io sono troppo contenta. Troppo, 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 troppo contenta. Molto contenta. Oggi mia zia al telefono mi ha detto una cosa, che il dietologo le ha detto, a me non l'aveva detto mai nessuno, sinceramente, ma il suo dietologo le ha detto che quando si hanno i cosiddetti morsi della fame, si ha fame, vuol dire che si sta dimagrendo. Sarà. Dovrei essere una sarta secca io. Ma va bene. Va benissimo. Ah, io non vi ho detto che mascara sto usando. Io per adesso praticamente sto usando solo questo mascara perché sto andando proprio a eliminazione, che è il Lash Casma di Too Faced, che mi piace non poco. Mi piace non poco. Mi piace veramente tanto. Quindi ora ho lasciato il correttore seccare un pochettino, perché questo correttore, se si lascia seccare, secondo me ha una resa migliore. E lo sfumo con questo pennello della Wacom, che a differenza dell'altro mi piace moltissimo. Però, come vedete, amori miei, non riesco a coprire bene le occhiaie. Io le vedo. Una volta ero da Sephora. Da Sephora c'è una ragazza, si chiama Simona, è troppo carina, è carinissima, a me piace molto lei. Infatti mi è dispiaciuto moltissimo quando delle persone hanno cercato di convincermi che lei mi sfottesse con cani e porci. Comunque c'è questa ragazza, si chiama Simona, che è molto molto carina. Un giorno mi ha detto: tu le occhiaie ce n'hai nel cervello? Probabilmente è così, ma io le vedo, quindi cioè per me è proprio un dato inoppugnabile che ci siano. Va bene, comunque Estée Lauder con 3 R come al solito metto Nude Rose, no, Sweet Nectar. Sweet Nectar, che è questo. Questo qui. Che è tipo arancione. Mi sono convinta. Se qualcuno di voi, truccatrice, brava, mi dà conferma, sempre che non sia una delle mie solite convinzioni. Mi sono convinta che a me i blush rosati mi accentuino le occhiaie. Cioè, ogni volta che io metto un blush rosato, vedo che le mie occhiaie spiccano. E mi dispiace perché ho il coralista che mi piace da impazzire, ma io mi sono proprio, sono arcicerta che mi accentui le occhiaie. Ragazzi, io in video vedo che è sparaflesciatissimo, ma non ho un fardo così sparaflesciato. Va bene, sulle labbra, sulla boccuccia di rosa che mi ritrovo. Allora, in un video, questo video me lo ricordo, è quello dei smalti rosa e rossi. Mi avete detto in tante. Ah, guardate, cioè. Ah, no, vabbè, ma. Mamma, niente, non dura moltissimo la mano. Mi avete detto in tante: ah, ma che bel rossetto che hai messo, che bel rossetto che hai messo. È questo qua della Beauty UK Lip Last, che è questo qua. L'ho preso 1 euro al Cosmoprof. Dovete sapere, il lunedì al Cosmoprof camminate, vi tirano le cose addosso. Tipo, prendile che me ne devo andare. Infatti, è curioso quelle cose. Cioè, ho speso pochissimo. Ho comprato un sacco di cose, tra cui regalini. Una particolarità di questo lucida labbra, guardate che carino l'applicatore. È proprio un lucida labbra. Si schiaccia, si fa uscire la puntina di lucida labbra. Esci, esci, esci. Ok. E vi devo dire pure. Allora, ovviamente per quanto mi riguarda ha un sapore a dir poco nauseabondo. Però vi devo dire che tutto sommato, come resa e come colore, non mi dispiace. Ne ho comprato uno. Sapete che io ho le vicine di casa piccoline, no? L'amica del palazzo. Quelle mi chiamano l'amica del palazzo. L'amica grande del palazzo. Abbiamo cambiato. Sto mettendo un po' di Moroccan oil. L'amica grande del palazzo io sono. Allora, ho portato pure qualche cosina a loro. E hanno. Cioè, stanno tutto il tempo. Hanno quelle labbra così brillanti che sembrano una Mercedes appena uscita dal concessionario, però hanno un da fare con questo lucida labbra, tutte e due hanno impazzito. Una in particolare, una è Panito, sì, io lo chiamo la Mini Me. Una in particolare è Mini Me, si veste pure come me. Poi le ho regalato un cardigan, che lei è piccolina, magrolina, esilina. Le piaceva questo mio cardigan. Ok, un giorno l'ho lavato e ho detto: dai, tiè, prenditelo, che sta sua madre, glielo potevo dare. Prenditelo, è tuo. E sta sempre con sto cane, mi fa impazzire. La minime. Ok, finito. Niente, ci siamo truccate insieme. Ciao, e che le stelle siano con voi. Faccio vedere. C'è un look finito.